Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ora, Israele non ha nessuna intenzione volontaria di uccidere civili e bambini, mentre ti sei già purtroppo dimenticato che il 7 ottobre Hamas volontariamente ha preso dei civili dalle case, li ha rastrellati, se vuoi che usiamo un termine, diciamo così, dell'epoca degli anni 30, anzi del 38, ci sono ancora 50 bambini che sono ostaggio nella striscia di Gaza e su cui... Ma qui ce ne sono 2360. 50 bambini che sono stati presi solo perché ebrei. Non è una guerra questa, breve, è terrorismo, di Battista. È una differenza fondamentale. Devi cominciare a capirlo, poi dopo condanniamo Israele per quello che non fa. Per quello che fa. Del regime di Teheran. Il regime di Teheran vuole distruggere Israele. Io devo cominciare a capire quello che reputo opportuno. Per me è un insulto all'intelligenza dire Israele non vuole uccidere civili. Ma c'è, nel momento in cui si bombarda a tappeto una striscia dove la densità abitativa dove cadono le bombe è il triplo dei quartieri spagnoli di Napoli, è ridicolo pensare che non si facciano vittime innocenti. La dimostrazione sono i dati. Se in 10 giorni sono stati assassinati 2300 bambini, dire Israele non ha nessuna intenzione di uccidere civili è contrario a tale. Che muove l'azione, dice lui. Qual è la ragione allora? Nella seconda guerra mondiale il bombardamento del quartiere San Lorenzo a Roma o fu bombardata a Milano dagli angloamericani, non c'era la volontà di uccidere gli italiani, c'era la volontà di fare la guerra al nazifascismo. Antonio Di Bella deve riparare a Di Battista. È ridicolo, è una cosa ridicola. Ma mi dici una parola su quei bambini che sono stati... Certo, è una tragedia, un crimine contro l'umanità, un atto di terrorismo, l'ho sempre detto. Abbassiamo lo studio perché...